sarà più importante. Cosa si è basata la vostra difesa? Ma insomma sul fermo convincimento che quanto accaduto nella vicenda di Emanuele Calaiò non costituisce, non può costituire illecito sportivo per la più totale insussistenza dei requisiti minimi per la configurazione di tale ipotesi di violazione disciplinare. Non è illecito sportivo. Ecco, se non si è trattato di illecito sportivo, di che cosa si è trattato? Ma semplicemente di un messaggio goliardico inviato da Calaiò, insomma quattro messaggi goliardici inviati da Calaiò a un suo ex compagno di squadra e soprattutto che hanno un contenuto sostanziale, un tenore letterale completamente diverso da quello scritto a Emanuele Calaiò. Non c'era nessun tipo di riferimento all'andamento della partita, era, come abbiamo detto e ripetuto più volte, un cazzeggio nel vero senso del termine, il verbo cazzeggiare ormai presente in tutti i vocabolari della lingua italiana e sta a significare parlare a bambola, dire sciocchezze, dire eresie. Ecco, di tutto questo si è trattato. Siete fiduciosi? Siamo assolutamente fiduciosi nella riforma totale della decisione di primo grado.